Ciao a tutti, eccoci qui con una nuova video recensione di un altro libro del Rice. Sapete che sto leggendo di nuovo tutta la serie, quindi ve la dovete sorbire un po'. Spero che vi faccia piacere. Se non volete o non vi piace, insomma, fatemelo sapere. Non ho avuto commenti negativi, anzi, quelli che ho avuto sono stati positivi, per questo continuo. Questo è Pandora e praticamente ci viene narrata la vita di questa affascinante immortale, figlia dei millenni, quindi molto antica, e appunto Pandora. Diciamo che è un libro piuttosto breve rispetto agli altri, è quasi la metà. Questo è 200, neanche 300 pagine, di solito gli altri sono 400-500 pagine, quindi è molto, le parole, anche le lettere sono scritte abbastanza grandi, quindi è molto più breve degli altri, molto più conciso, diciamo, rispetto allo solito stile di Anne Rice. Questo è sempre scritto con il suo solito stile eccelso, dettagliato, preciso, descrittivo, poetico, molto bello, insomma, è uno stile elevato, come suo solito, ecco, quindi è un libro molto bello. Però diciamo che non è, diciamo che negli altri libri divaga con altri discorsi, esce fuori argomento magari per parlare di altro, invece questo diciamo che è abbastanza conciso, abbastanza preciso, non si discosta troppo dalla linea principale, però insomma è un pochino diverso in quel senso, insomma è un libro un po' più normale, diciamo. E niente, questo parla proprio della vita di Pandora. C'è David, lo studioso immortale, che si diverte a fare interviste ai vampiri, più che interviste, diciamo, invita gli altri vampiri a descrivere la loro vita, a descrivergli la loro vita, e questa volta chiede a Pandora di raccontargli la sua vita, e Pandora lo fa. Quindi questo libro è narrato in prima persona da Pandora, quindi è il primo libro delle cronache raccontato da una donna, anche se è una donna vampira particolare. Diciamo che era nata ai tempi della Roma antica, una donna appassionata di Ovidio, una donna per l'epoca intelligente, come lei si descrive, una donna che pensa e ragiona da uomo, diciamo, perché per quei tempi lei era molto intelligente, non era una donna nel senso stretto del termine, ecco, era molto intelligente, sveglia, con pensieri abbastanza complessi, molto affascinante e colta, soprattutto molto colta. E abbiamo questo immortale, è stata uno dei grandi amori di Marius, anche se a mio parere personale non ai livelli di Armand è stato secondo me Armand è stato il più grande amore di Marius, però vabbè, così divago. Che dire di questo libro? Bello, interessante, è sempre piacevolissimo da leggere, in questo suo stile perfetto, il solito di Anne Rice, quello che vi dico sempre in tutti gli altri libri che potete andare a vedere, li ho recensiti. Però diciamo che non è un capolavoro come gli altri, cioè gli altri, Intervista col vampiro, Scelti dalle tenebre, La regina dei dannati, Il ladro di corpi, Memnoce il diavolo, Armand il vampiro, che è proprio il mio preferito in assoluto. Insomma, questi sei libri sono secondo me dei capolavori assoluti, e ogni volta di uno parlo meglio di quello precedente perché sono capolavori secondo me. Questo non è un capolavoro, però è sempre scritto molto bene, cioè decisamente meglio di migliaia di altri libri, scritto in maniera, come ho già detto, perfetta ed eccelsa, interessante, profonda, non superficiale, assolutamente, insomma, non scontato, ecco. Quindi lo consiglio a tutti, perché non è un libro da donne questo, ve lo dico, però magari lo consiglio anche in special modo alle donne, perché tra tutti i libri del Rice questo è il primo narrato da una donna, forse anche unico, credo, anche unico narrato da una donna, questo è l'unico narrato da una donna, però non una donnetta, ecco, come vi ho detto, una donna intelligente, che per l'epoca era, insomma, una persona, una cosa strana, ecco, che stava al di fuori del mondo, sveglia, intelligente, che non voleva sposarsi, insomma, come vi ho detto, molto diversa dalle altre, coltissima. Una storia molto bella, in particolare mi è piaciuto molto il personaggio di Flavius, che sarà un servitore di Pandora,
un affascinante schiavo con una gamba sola, infatti una gamba ricostruita da Wario, molto intelligente e piacevole, insomma, un bel personaggio secondo me. Anche Pandora è un personaggio molto affascinante, bellissima nella sua semplicità, insomma, una bellezza semplice ma insomma affascinante. E diciamo che di solito le donne di Enrise sono tutte infervorate, ecco, delle, anche un po' pazze, delle pazze infervorate, cristiane all'estremo, infatti non le adoro molto. Invece questa Pandora, diciamo che Enrise pone le donne in due filoni, le infervorate religiosamente e quelle che in realtà piacciono un po' di più a me, che non sono donnette ma sono delle donne con gli attributi, ecco, delle donne con caratteristiche da uomini. Infatti ricordiamo anche la mamma di Lestat, Gabrielle, che era molto, infatti indossa abiti maschili, è molto fuori dalle righe, ecco. E Pandora è così, però è anche un personaggio molto dolce e profondo, profondamente anche buono, ecco. Che dire, questa è una breve recensione perché, come vi ho detto, non ho moltissimo da dire, perché tutto, dovete leggervelo, è piacevole. Ah, inoltre si viene anche descritta bene la Roma di quei tempi, la Roma antica in cui nasce Pandora. Adesso non so dirvi precisamente qual era il periodo, scusate, però non, pur non essendo una esperta di storia, mi rendo conto che è scritto bene, cioè che è scritto molto bene, in modo dettagliato e verosimile, quindi io penso che non si discosti molto da quella che era la realtà, quindi capite anche com'era la vita, come andavano le cose, anche a livello di politica. È molto carino, non è pesante, piacevole, una bella lettura, anche se non è un capolavoro come gli altri, secondo me, ecco. Questo, solo questo volevo dire, non che sia un brutto libro. Alla prossima video recensione o video tag, fatemi anche sapere voi cosa volete, insomma, io sapete che sono sempre aperta e vi rispondo a tutti i commenti, cioè li leggo sempre volentieri e rispondo a tutti, vi ascolto molto perché, cioè, il canale è per voi, deve piacervi. Un bacione, alla prossima video recensione, sempre su un libro di Enrise, oppure magari ci vediamo con un video tag o qualcosa del genere. Alla prossima, un bacione, ciao!